Comando Sable, il capo chiede un rapporto dal presidio di Chelsea. A tutti gli agenti a Tenderloin, com'è la situazione? Avamposto Romeo sotto attacco, inviate rinforzi. I demoni sono fuori controllo. Ora attaccano anche la polizia. Dobbiamo farlo scendere! Qui comando Sable, situazione attuale a Koreatown. Comando, APC ecco sulle tracce dei fuggitivi. Questa va qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri. Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Zitto, zitto! Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Non posso rinunciare. Al Fist servono gli antibiotici. Sentito che rumore la sua testa quando il gigante l'ha colpito? Ehi! Come faccio a distrarlo? Forse l'app da hacker? È solo tu che fa seguito. Meglio muoversi. Cos'è stato? Potrei scavalcare quel muro. Quelli nella tenda sono medicinali. Forse è fatta. Ho sentito. Bende. Visto quando è passato di qui. Iodio. Quel tipo è un animale. Niente antibiotici. Devo cercare ancora. Non so. Voi due, venite qui. Ok, ok, arriviamo. Forse sto dando i numeri. L'ho sentito! Siamo ris-
risolverla velocemente. Devi solo dirci luoghi e date dei vostri... Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. Non ho queste informazioni. Credimi, non voglio lasciarti in pasto a Benson. Mi dai molta stomaco. Da fuori i dettagli e sarà finita. Non ho l'autorizzazione, però. Che peccato. Benson non sarà felice. Perché i supercriminali hanno preso di mira i centri accoglienza? Riguarda Osborne. Vogliono dimostrare che non sa proteggere la città. Che razza di esibizionisti. Ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino, non ho sentito. Esatto. Sta roba verrà da tutte le chiedi a fare sul mercato nero. Dai, scappiamo ancora. I Sebol hanno detto dove sono i depositi. Sì, a quanto pare. Ora il bestione si sta occupando delle stazioni. Un'altra tenda. Incrociamo le dita. Un paio di kit medici, ma niente antibiotici. Devono esserci. Stanno per dividersi le scorte. Oddio. Spero non vogliano fare i buchi. Ehi, gente. Devo evitare il cecchino. Rilassati, fratello. C'è dappertutto. Ehi, non mettermi in imbarazzo. Calmati, ok? Altre scorte. Sono tutti rintanati in casa ormai. Avanti, cassa, non deludermi. Amoxicillina. Perfetto. Che razza di armadio! Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazan! Signori, chiedo venia. Il mio partner è... sgraziato. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Basta! Oh. Ne avrei fatto a meno. Credo mi abbia visto. Devo darmela a gambe. Chiunque tu sia, esci fuori. Non ho tempo da perdere. Ti divertono i giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia. Vieni fuori e prometto di non schiacciarti. Ti prego, non vedermi, ti prego, non vedermi. Devo superarlo. La pazienza. No! Vieni fuori! Subito! Aspetta... Ho di meglio da fare. Ci ho mancato poco.
Ecco, finito! Devo andarmene. Ora, basta giocare! L'uscita non può essere lontana. Oh cavolo! Oh cavolo! Devo trovare un'uscita! Basta nasconderci! No! Se riuscissi a salire... Quando ti troverò, ti schiaccerò! Lì, quel container, è la mia via d'uscita. Vuoi fuggirmi? Devo fare in modo che liberi l'uscita. Via, via! È come nascondino! Io odio nascondino! Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah, sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo okay. Fegato. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. No! Wow! Sei in coda? Nah, sto bene così. Sei in coda. Devo migliorare il mio repertorio. Miles, ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, sì, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del fisco. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Yuri, ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve. Abbi fede. A tutte le unità ci segnalano degli spari da veicoli in corsa. Il luogo segnalato è Kings Bay, alto. Mi sfugge! Fermata!
per questo che non ho mai preso la patente. E perché ho le ragnatele. Scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Douglas, qui comando Sable. Il capo chiede aggiornamenti. Posto di blocco sicuro. Occhi aperti per Spider-Man. Buone notizie! Ogni 10 catture... Ehi, questo tetto è occupato?
Fangenbu! Aperitivo archiviato. La festa vera è all'interno. Nessuno è della mia taglia. Oh. Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza. Non eri un solitario. Conta solo il fine, Hawk. E il fine giustifica i mezzi. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà, quella vera! Basta costume! Basta con Rhino! Ah, mi piaceva il tuo costume! Ha personalità! Dovresti ringraziarla. Senza costume sono meno pericoloso. Devo stordire Rhino prima di ferirlo. I nostri scambi di battute tra un pugno e l'altro! Simpatico. Quasi mi dispiace doverti sfondare. Attento, Rhino! Bracconieri! Mi fai ridere! Come se fossi il capitalismo! Parla quanto vuoi! Quel costume ti dona! Copre perfettamente la pelata! Ok, Rhino. Ora basta! Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate! Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati! Sti fatto senza di te. Avresti supplicato di smettere. Era esattamente quello il mio piano! No, sembrate marito e moglie voi due! Ah!
gruppo con Octavius. Ha già un nome? I Terribili Sei? Quella sporca mezza dozzina? Che nemici lì? I Sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto. Gargan, ti prego, è un nome ridicolo. Su Scorpio, posso usare i gadget. Prendilo, idiota. Prendilo? Vieni ad aiutarmi, Durak. Ragazzi, non litigate, posso giocare con tutti. Gioco alle belle statuette, idiota! Aiuto! Spostati! Patetico Gargan! Schiaccerò io quell'insetto! Potremmo anche chiuderla qui, sai! Non lo direi a nessuno! E lasciare il tuo cranio intatto? Dov'è il divertimento? Forza, Puck! Lascia che ti insegni a picchiare duro! La mia mascella ha già imparato la lezione, grazie! Non avevi seguito un corso di poesia a rap? Come terapia, intendo! Vero! Ascolta la mia ultima composizione! Venne da me un ragno! Prima lo guardai con sdegno, quindi gli rompi il cranio! Deliziosa! Voglio la libertà, Puck! Tutto qui! Che c'è di male? Libertà? Posso capirlo! Distruggere New York per ottenerla? Già meno! Rhino è stordito! Con la pioggia di pugni! Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo! Ok, Yuri, ne abbiamo presi 4. Restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili, ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita e alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo, ho sul caso una persona fidata. Ehi, Pete, ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? L'edificio pullula di agenti della Sable. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo, in caso di problemi di contatto. D'accordo. È rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che siano i paraggi, prima di agire. Ricevuto. Thank you.